Gioielli, ancora gioielli. Non sa più dove metterli, tutti i cofani ne sono pieni. No, no, e poi no. Questa Lina se ne ride dell'impero. E questo non sarebbe niente. Ma se ne ride dell'imperatore. E questo non sta bene. Di me. Guarda, Augusto, che rarità. I regalati, due volte regalati. Guardo, divino, non sono più delle gioie, ma la gioia. Usuraio, bugiardo, sbruffone. 40 talenti d'oro regalati di baldo. Neanche i lavori di scavo del porto di Ostia mi sono costati tanto. L'oro costa un occhio. E poi c'è il lavoro degli artisti. Anche i miei carnefici sono artisti. Eppure la tua morte non mi costerebbe niente, eh? Sempre amabile, nello scherzo, il mio signore. Ah, e tu credi che io scherzi? Hai ragione, Claudio. Ma non arrabbiarti. Poveretto, fai il suo mestiere. Glieli hanno ordinati questi meravigliosi gioielli. E l'imperatrice in persona? Vuoi dare un'occhiata a questi piani intanto, signore? Per il porto di Ostia? Sì, signore, è un'idea di Pallante. Torri, altissime torri. Altissime stese. E in cima una grande fiamma a guidare le navi nel porto che potranno entrare tanto di giorno che di notte. 13 torri. 13? Oh, bestia. E perché 13? Brutissimo numero, brutto segno. 12 allora. O 14? Meglio 12. Quante vi pare, ma 13 no, 13 mai. Messalina, Messalina. Messalina, 12 o 14 le torri faro per il porto di Ostia. Nemmeno una. Pallante ha già mangiato troppo. E anche l'architetto è ormai fin troppo ricco. Ma di notte le navi? Metteranno dei pilastri con portatorce in cima. Brava, ha ragione. Messalina è un miracolo di economia domestica. Vieni, cara, i gioielli.